Organizzatori di eventi ce n'è tanti, no? Tutti si definiscono organizzatori di eventi. È difficile capire cosa fa la differenza in un mercato dove organizzatore di evento è la persona che fa il PR in discoteca piuttosto che quello che organizza la festa per gli amici. Insomma, è molto, molto difficile definire chiaramente questo ambito. Ecco perché io ho cercato di restringere il mio il più possibile è dentro due termini, che è quello della comunicazione, che è comunque il mondo da cui vengo, per cui ho studiato, perché poi oltre agli studi classici io ho continuato a studiare comunicazione e psicologia delle emozioni, e quindi il tema del saper comunicare è un tema a cui sono molto legata. E l'evento di entertainment nel senso più ampio possibile. Quindi mettere insieme, per semplicità, il momento spettacolare alla comunicazione, al piano di comunicazione, è quello che secondo me fa un po' il tipo di proposta che noi siamo, cioè comunicare emozionalmente attraverso eventi di spettacolo. Questo è Edure, questo è il percorso a cui oggi, dopo tanti anni di esperienza, anche in settori molto diversi, in filoni differenti fra loro, desidero essere e portare anche nel mondo come capacità e come offerta. Ritengo tipicamente italiana, di un made in Italy che vuole valorizzare al massimo uno dei suoi elementi più caratterizzanti e significativi, che è quello della cultura dello spettacolo, dell'arte della musica, dell'arte dell'opera lirica e quindi di tante competenze che noi abbiamo e che meritano di essere conosciute, oltre che in Italia, anche all'estero.